Benvenuti e bentornati nel nuovo video. Per prima vorrei ringraziarvi per i commenti e supporto. Adesso vediamo un attimo i bracciali della settimana scorsa che avete commentato in tanti, che è molto bello, vi ringrazio. È vero, il pendente è molto molto bello, ma parliamo di un altro bracciale di questa settimana, questo che io ho chiamato il bracciale delle farfalle. Qua ho messo tutte le mie farfalle. Iniziamo dalla base. La base è bracciale a tema di farfalla. Come vedete è molto molto dettagliata, zirconi, anche forata su un lato e sull'altro lato tantissimi dettagli. La catena di sicurezza è fuori produzione, molto molto bella. E adesso vediamo i charmini che ho messo. Per prima ho messo open work fiori. Poi è bambino, che è fuori produzione, molto molto bello, dettagliato, come possiamo osservare, in argento. Pendente farfalla, su un lato abbiamo zirconi e sull'altro i fori. È molto bella, leggera, semplice. Sull'anellino abbiamo i zirconi. Un'altra farfalla che anche questa fuori produzione, molto bella, con zirconi tra colore trasparente e viola. La clip ho messo qua, le stelle brunite. E poi cercavo da tanto tempo questa casetta con uccellino, che è molto molto bella, dettagliata, e ha anche una scritta dietro, Sweet Home, con il cuoricino in argento. Qua ho messo anche due murini colore viola con la base in argento, in mezzo ho messo la colomba pendente, presente sull'anellino i zirconi, molto molto bella, colomba di pace, stupenda, fuori produzione ragazzi. Poi un'altra fuori produzione, semplice, in argento, anche questa bella. La clip, come vedete, ci sono presenti anche i zirconi, la farfalla con lo smalto blu e bianco e zirconi, è tutta leggera ragazzi, ma molto molto bella. Vicino con questo pendente trovo molto sincronizzati, diciamo, come possiamo dire, molto molto bella. Anche questa è la bimba, la ragazza bimba, fuori produzione, anche lei dettagliata in argento, mi piace molto. Un altro pendente è farfalla vetro di Murano, sull'anellino abbiamo i zirconi, vetro di Murano incastato sulla base di argento, vedete com'è? Anche questo pendente è molto molto bello. Questo è fuori produzione, picnic, non mi ricordo come si chiamava giusto, ma mi ha colpito sinceramente i dettagli tra pane, bottiglia, bicchiere, e questo pendente con onice. Vedete, anche questo è fuori produzione. Allora,
questo è il secondo bracciale primaverile di questo mese di marzo che inizio a portare. Eccoci qua, siamo arrivati alla fine del video, ci vediamo prossima settimana con un altro video. Vi auguro una buona giornata, serata o notte, dipende quando mi guardate. Ciao ciao!